Allora, buonasera a tutte, benvenute. Siamo qui in libreria in collegamento con Maria Attanasio, che è da Caltagirone, autrice di questo bel libro di cui parliamo questa sera, Lo splendore del niente ed altre storie. Sellerio Editore, ve lo faccio vedere, è un libro veramente affascinante di cui parliamo stasera con Francesca Pasini e Maria Attanasio, che a cui faremo qualche domanda. Allora, cominciamo, Francesca, se vuoi cominciare tu. Sì, allora questo libro è un libro molto, molto, molto speciale che tra una serie di racconti, che spero Maria poi ci racconti direttamente lei, la mia prima reazione è stata quella, accompagnata dalla scrittura di Maria, ho capito che improvvisamente potevo entrare nel passato, ma no, proprio perché lei sa alternare. Non so, una scrittura che da un lato ha delle resistenze un po' arcaiche, un po' di lingua siciliana e fluidamente torna a una scrittura che è quella del presente e quindi improvvisamente ho capito che percepivo il tempo della storia e questo mi sembra che sia una chiave perché tutte queste figure di donne provengono da archivi che Maria ha consultato e ha riportato al presente in un sistema però che ha dentro questa magia, cioè uno sente contemporaneamente il passato e il presente non perché venga descritto, perché è la parola stessa che ti fa capire questo e questo è una cosa straordinaria. L'altra cosa, questo libro, in queste descrizioni ci sono visioni potentissime che si vedono proprio attraverso le parole. Allora io ho trovato una specie di reciprocità con l'arte visiva, dove in genere io penso che le figure dell'arte visiva mi danno le parole, cioè mi consentono di parlare, mentre in questo libro le parole mi consentono di entrare in visioni che sono descritte, ma che in questo gioco di tempi, passato e presente, creano questo senso anche della storia, ma è la storia che ognuno vive. E questo mi sembra straordinario. Io ho amato moltissimo tra le figure di donne Franziska, che ha una storia molto straordinaria, che riesce a sfuggire anche alle restrizioni, sappiamo, le torture, le inquisizioni, eccetera, però Maria la fa sfuggire da quel tempo e c'è un'immagine bellissima di lei che si racconta di quando da piccola è entrata in questa grande sala di questi che davano il lavoro a lei e alla sua sorella e improvvisamente vede una specchiera, non aveva mai visto una specchiera e descrive questo specchio e noi entriamo immediatamente in questa sala. L'altra grande figura che è sempre cioè non lo faccio in maniera così volontaria, succede, tiene insieme l'arte di parola e l'arte visiva e la donna pittora. Ovviamente qui c'è anche la questione della pittura, ma c'è anche qui un grandioso passaggio dentro i colori che lei dice che sono muti e che in una profondità da cui poi questa donna pittora li fa emergere e tutta la storia complicatissima e super presente del rapporto tra una donna e la propria creazione. Lei da bambina sapeva cantare e ha cantato spontaneamente in un teatro. È stata immediatamente tolta da questa situazione perché all'epoca le donne non potevano cantare, cantavano solo gli uomini castrati. Da poi da lì in una storia veramente molto attraente, in cui si sentono le contraddizioni, i passaggi stretti in cui siamo passate non solo noi donne, ma tutta l'umanità, e che Maria riesce a farci percepire e anche a far di nuovo a strappare da quel destino chiuso questa straordinaria pittora. Io spero che Maria ci racconti altre cose sulle altre donne che ci sono. E adesso passo la parola a Renata. Vogliamo che prima Ah, magari di magari Maria. 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 Allora, Maria, Anche tu. devi riattivare l'audio. Sì. L'audio.
Si sente? Sì, Maria. Non so se tu vuoi intanto raccontarci, rispondere un po' a Francesca e poi io ti faccio... Sì, volevo rispondere a Francesca. Ecco. Intanto ringraziarvi tutte, entrambe, tutte le amiche che sono lì e Laura, che, con cui ci siamo dati tanto da fare per questo collegamento. E volevo rispondere subito, cioè volevo subito intervenire rispetto a quello che ha detto Francesca. Francesca che ha sottolineato questo rapporto tra passato e presente, diciamo tra scrittura passata e, il suo riversarsi nel presente. Devo dire che per me, no? La scrittura, il romanzo storico, il romanzo o il racconto di ambientazione storica, non è mai scrittura del passato, non riguarda solo quel tempo. Per me è sempre scrittura della presenza, perché altrimenti non avrebbe senso scrivere. Per me il gesto di Francesca, che resiste all'inquisizione, che dice no al conformismo del suo tempo, alla violenza di genere del suo tempo, ecco, per me quel gesto è sì alla fine del Seicento, ma è anche un gesto della contemporaneità che ha senso a quel suo no, anche nella contemporaneità. Quindi per me la scrittura storica e il romanzo storico è sempre, o il racconto di ambientazione storica, è sempre qualcosa che ha a che fare, è sempre scrittura della presenza, qui e adesso. E non a caso i personaggi che io scelgo, ecco, un'altra cosa devo dire, non sono io che scelgo i personaggi. Non sono io che scelgo, intanto non sono personaggi, sono persone, perché sono persone che realmente sono esistite nel passato a Caltagirone. Dicevo che non sono io che li scelgo, sono loro che vengono a me. A me capita di, per esempio, non so, di trovarne un indizio, una traccia, leggendo un libro di storia locale, una cronologia, una qualche cosa di questo genere. Io ho passione per la storia locale. Ecco, e leggendo, e trovo un indizio, un piccolo gesto. E da lì, ecco, come diceva Francesca Pasini, ecco, da lì io vedo quella donna, vedo quella sua vita che si insedia dentro di me e vuole essere raccontata, e io la racconto, è questo. Quindi per me è sempre la scrittura, anche perché per me scrivere il passato, scrivere di queste donne, non significa, scrivere di qualcosa di lontano che non mi riguarda, ma è come se io facessi la mia autobiografia. I racconti storici, il romanzo storico per me, proprio perché si tratta di donne realmente esistenti, viventi, che sono esistite, che sono state lì in quel tempo, ma ci sono state, con la loro voce, il loro grido, le loro emozioni, per me è scrittura della mia autobiografia, della mia oscurata autobiografia di genere. Questo è il senso di questa storia. Ecco, queste donne si insediano in me, quel gesto che io trovo, piccolo magari, un indizio, si insedia in me e vuole parola e identità. E io gliela devo dare, e naturalmente gliela posso dare solo attraverso la finzione letteraria, perché altrimenti senza finzione letteraria non è possibile restituire vita a niente. Il bello della scrittura, penso dell'arte, penso che Francesca Pasini è d'accordo con me e anche Renata, è questo, che tu puoi restituire vita alla vita solo attraverso, usando l'immaginario letterario, perché senza l'immaginario letterario, l'immaginario artistico, diciamo, perché senza di quello, ecco, quella vita resta muta, quella vita resta oscurata. Grazie. Maria, io volevo... Infatti i tuoi personaggi sono straordinari per quello, perché li senti vivi e come fossero nel presente. Io mi vorrei soffermare sulla scrittura, che mi colpisce, mi affascina sempre molto, la tua scrittura. È una scrittura molto musicale, che spesso è anche addirittura scandita da indicazioni musicali, primo movimento, secondo movimento. È come se desse un andamento, un crescendo alla narrazione. È una scrittura particolarmente segnata da un ritmo. Devo sapere qual è la matrice della tua scrittura, cioè, perché la matrice, cioè una scrittura innovativa e nel suo tempo antica, una scrittura che ha questi due, diciamo,
connotazioni ed è definita dalla storia che racconti, dal loro contesto, oppure ecco, mi interessava sentire. Ecco, devo dire questo, che sì. Hai finito? Sì. Allora, che la mia, ecco, devo dire che la mia scrittura, intanto in me, io ho un grande rispetto per la scrittura. Io anche se devo scrivere un'email, la scrivo a mano. Prima la scrivo perché ho un rapporto, come dirti, di rispetto, di assoluto rispetto verso la parola. No? E quindi per me, dicevo che anche nelle cose più banali, io ho una grande cura, una grande attenzione a calibrare parole, a controllarle. Probabilmente questo è questo, no, probabilmente, certamente mi proviene dal mio rapporto con la scrittura che è iniziato con la poesia. Io provengo dalla poesia e per me il passaggio dalla poesia alla narrazione è stato un passaggio difficile, un passaggio che ha occupato molto tempo, no? Per esempio la prima storia che ho scritto è la storia di Francesca, che correva l'anno 1698, eccetera. Ecco, quella è una storia, io avevo trovato questa storia, erano quattro piccole pagine, no? In cui un cronista del tempo, del 600, raccontava di questo evento, no? Lui raccontava solo questo evento, il gesto di questa donna che aveva detto che si era vestita da uomo per andare a lavorare. Lei si chiamava Francesca e l'inquisitore che si chiamava Bonaventura Cappello. Solo questo dice, e ci racconta questa storia. Ma io nulla sapevo di Francesca, del suo passato, di chi erano, di come si chiamava suo marito, se aveva sorelle, fratelli, se era... Ecco, non sapevo nulla. Dovevo darle un'esistenza per farla esistere letteraria, per farla esistere e raccontare la sua vita, raccontare quel suo gesto. E quindi, ecco, tutto questo per me era molto difficile, perché... provengo dalla poesia che ancora adesso pratico e nella poesia è per me, ecco, far fare un gesto, far mangiare un personaggio, fargli aprire una porta, diventava estremamente complesso perché tendevo sempre a concentrare, a essenzializzare e quindi è stato un passaggio difficile che poi diciamo è accaduto perché un'altra donna, perché in questo ci sono sempre delle donne, che Elvira Sillerio mi ha quasi, diciamo, costretta a scrivere questa storia. Io non avevo nessuna intenzione di scrivere narrazione, scrivevo poesie. Eravamo amiche con Elvira Sillerio, ecco, io abitavo a Palermo in quel tempo e quindi ogni tanto andavo a incontrare in casa editrice, lei mi regalava libri, eccetera. Una volta le raccontai questa storia che avevo letto in un manoscritto a Caltagirone. E lei si innamorò di questa storia, mi disse, tu devi scriverla questa storia e me la devi dare scritta. Io le dissi, vabbè, poi vedo, io non so scrivere, eccetera. Cioè, in prosa, mi viene difficile scrivere. Insomma, sono passati anni. Lei, dopo anni, io me l'ho trasferita a Caltagirone, lei mi ha telefonato e mi ha detto, me l'hai scritta la storia? Io sono stata così toccata da queste sue parole. La storia io l'avevo scritta, ma ecco, mi veniva... pensavo che non era all'altezza della vita di Francesca, perché spesso è questo. Quando io voglio raccontare qualcosa, mi sembra che le parole siano sempre al di sotto, inferiori a una narrazione, a ciò che devo, a un'emozione. E quindi c'è questa specie di controllo, di rincorsa continua tra me e le parole che devo dire per quella storia o per quell'emozione, se si tratta di poesia. Finalmente, ecco, io l'avevo scritta, gli dissi a Elvira, dammi 6 mesi che la rivedo e te la mando. E così è nata la mia prima storia. Ho dovuto però farmi, come dire, fare violenza a me stessa e accettare di essere inferiore alla storia che raccontavo. E lo sono sempre, eh? Lo sono anche ora. Quando racconto una storia, io so che quella storia di quella vita mi oltrepassa, è oltre, è più bella, è più intensa, e che le parole non potranno mai restituirla del tutto. In ogni caso ci tento. Devo dire però che queste parole che cerco, tu dicevi le parole, ecco, per quanto riguarda i racconti storici, è chiaro che io a volte uso delle parole legate a quel tempo, perché per far parlare un personaggio, per farlo muovere, lo posso fare muovere linguisticamente in quello spazio linguistico. Non del tutto, chiaramente, perché sono sempre io che racconto, però ecco, se deve dire qualcosa, se deve prendere un oggetto,
e quella cosa e quell'oggetto devono essere in quel linguaggio, in quell'universo, in quella dimensione linguistica del tempo, per cui a volte ci sono parole, ecco, la trasposizione di termini che potrebbero sembrare aulici o quantomeno un po' arcaici, ma è necessario perché magari, ecco, se Francesca deve prendere la giacca, non la chiama giacca, ma la chiama un'espressione dialettale di quel tempo, peraltro, e quindi questo. Le bellissimi termini anche dei lavori che faceva. Non sento quasi niente. Non sento niente. Dico molte parole. Mi tolgo la Valentina. Scusa. Lo dicevo che molte parole, per esempio, che di cui io proprio non avevo mai neanche sentito dire, di questi lavori di campagna, di lei che vestiva i cavalli e gli asini con il bordonaro, non ricordo. Bordonaro. Esiste però, esisteva, ora non esiste più questa figura, perché i mezzi di trasporto sono cambiati, no? Ma allora esisteva il bordonaro, era il capo carovana di una serie di muri, di cavalcature che attraversavano i feudi, le campagne per portare masserizie, eccetera. Era un termine, era quello il termine, e quello fece, fu il lavoro che poi fu dato a Francesca. Non potevo usare un altro termine, perché non esiste l'equivalente in italiano. Chiaramente, io poi lo spiego nella nota cos'era, una sorta di autista di tir, diciamo, ecco, contemporaneo. Sì, ma quindi tu, ti faccio anche questa domanda un po' curiosa, ma se non frequenti gli archivi alla ricerca di storie, anche quando scrivi poesie e non pensavi alla narrativa, o è una tua passione storica, una passione no, per la storia, per la storia di Caltagirone. Ma devo dire questo, io no, io cerco gli archivi dopo, cerco gli archivi quando gli archivi sono possibili. Per esempio, per queste storie l'archivio era quasi inutile, cioè ecco, allora io cerco normalmente, perché ho incontrato queste storie, perché io sono appassionata di storia locale. Perché la storia locale? Perché la storia locale è una sorta di diaframma, di velo leggerissimo tra l'individuo, no? E il suo ritrovarsi comunità. È il primo stadio della comunità, no? La città. No? La città. Io nasco e mi ritrovo cittadina di Caltagirone. Quindi, ecco, la storia locale ti dà la possibilità di intravedere le esistenze che ci sono dietro, sotto questa comunità, no? Di intravederle, non di vederle, perché nessuno, ecco, le esistenze minime, le microstorie, per cui, ecco, questo, quindi ho questa passione, diciamo, anche per la storia della città, della mia città e così via, anche perché io ho un rapporto, secondo me, ecco, in una circoscritta dimensione, quale può essere quella di una città, sotto c'è un pulsare di storia. Io quando cammino, per esempio, nel centro storico di Caltagirone o di un qualsiasi, anche di un'altra città, ma particolarmente di questa, sento una sorta di pressione, di vissuto, che mi viene da questi palazzi, da questi conventi, da queste strade. Sento i passi di questo passato, i passi, come dire, l'attenzione del vissuto di questo passato. E a volte, quando trovo una traccia di questa, di questo vissuto, di questo passato, ecco, a volte, se, ecco, se è una storia di donna, come dicevo prima, si insedia in me e ha bisogno di essere raccontata. Da questo nasce. Quindi, ecco, a questo punto devo dirti che dopo che io magari ho incontrato, ecco, per esempio, quando tu Francesca parlava della donna pittora, no? Ecco, la donna pittora, come l'ho trovata? Perché leggevo un testo sul terremoto che c'era stato a Caltagirone, in tutto il Val di Noto, nel 1793. Ed era un testo di un ecclesiastico che è ancora manoscritto nella biblioteca. Lo leggevo perché ero interessata a questa cosa. Mi piace molto, ripeto, e quindi quando mi capita lo leggo e mi piace capire qual era capire il passato, come entrare in quel passato. E a questo punto, ecco, lessi questo, leggevo questo lì, questo grosso, una parte di questo grosso manoscritto sul terremoto. E lì questo prete, questo ecclesiastico, raccontava di questo terremoto che c'era stato, della gente che poi ha fatto le baracche intorno alla città o dentro la città, e che nel mese di aprile
il terremoto era stato a gennaio, l'11 gennaio, nel mese di aprile ci fu un grande vento, c'era vento, no? Un vento terribile di maestrale, e presero a fuoco queste baracche. E lì il prete, l'ecclesiastico, il cronista racconta, dice, ci fu in mezzo a questo incidente, ci fu un piccolo e lacrimevole esempio, fatto. Piccolo fatto, e ce lo dice in tre righe, uno, due, tre, non di più, in cui dice c'è una donna che aveva il marito nella baracca, lei era fuori, con la bambina in braccio, sapendo che suo marito era malato e non poteva uscire, si butta, nel fuoco per salvare il marito. Ho sbagliato il riferimento perché ho detto alla donna Vittoria, non è la donna Vittoria, è un'altra storia questa. Della donna, diciamo, delle fiamme dell'amore, si butta e muoiono tutte e tre. Ora, per raccontare questa storia di questo gesto così grande d'amore, impiega tre righe, mentre ci racconta tutto di un nobile signore di Caltagirone e del suo palazzo, in cui era andato a fuoco i mobili, e ci dice quali mobili, divani, poltrone e così via, no? Quindi questa cosa mi ha così colpito. Questo gesto di questa donna che si butta nel fuoco per salvare il marito, che sapeva, ecco, che ho detto, ma che cosa, quale doveva essere il rapporto di questa donna, insomma, come doveva essere, perché? Ecco, e da qui poi il racconto di questa storia. Cioè, quindi tre righe, però quelle tre righe, in quei tre righi di scrittura, ho visto questa donna, ho intravisto la sua vita, ho dovuto raccontarla. È la stessa cosa per la donna pittora. La donna pittora sembra che ho trovato, ecco, la donna pittora è questa donna che, appunto, l'ha già raccontato Francesca, che va a dipingere, che è riesumata un'immagine di Gesù Cristo, di Cristo in croce, lo pittura e lo fa ritornare, diciamo, ecco, questa pittura ritorna nella sua bellezza e viene da tutti quanti di nuovo, come dire, onorata, omaggiata. La storia è questa. Esiste una storia a Caltagirone che racconta di questo santuario, di questo ritrovamento di questa sacra immagine, no? Lontana, in campagna, che avvenne ai primi del Settecento. Però la storia che ci racconta, la geografia ci dice, un uomo ebbe una visione, quest'uomo ebbe notturna, e andò in campagna, scavò, trovò l'immagine e da lì fece sorgere il santuario e così via. Ecco, in questo racconto scompare del tutto la donna, così questa donna pittore, così come scompare del tutto il servo che lui manda a cercare, a scavare in campagna. Ecco, questa cosa mi ha colpito moltissimo, ho detto, ma guarda, nella geografia ufficiale di questo santuario, di questo cosa, viene del tutto espulsa questa donna. Non si parla più della donna pittora, che io invece ho trovato in un manoscritto settecentesco, no? In cui si racconta la vera storia di questa cosa. E allora mi sembrava assolutamente necessario raccontare la storia di questa donna che, ci dice questo cronista, che cade in trance e dipinse, in trance, dipinse, ridipinse, riportò, diciamo, i colori del sacro nell'immagine che si erano sbiaditi. Ecco, questa è la ecco, quindi a volte sono piccole tracce, però ecco, ciò che mi interessa e che mi spinge a scrivere queste storie sono due cose: la cancellazione di queste donne, di questi vissuti totale, no? E una cancellazione che è dovuta al tempo, ma spesso è dovuta, come nel caso della donna pittora, per esempio, è dovuta invece a una eliminazione di genere, a una, come dire, violenza espressiva di genere. Viene tolta dal mezzo, non è molto importante la donna che recupera l'immagine, e quindi viene fatta fuori, no? La stessa cosa è stata per il romanzo di La ragazza di Marsiglia, in cui questa donna, che è partecipante ai Mille, grande donna, viene del tutto eliminata dalla storia, no? Dalla grande storia e dalla vita di suo marito. È una cosa terribile, non accetto questa cosa. E quindi quando trovo queste storie significative di donne, eccetera, loro debbono ritornare per forza, perché loro sono me. Scrivendo di loro, scrivo di me.
dirti questa cosa, che a proposito della donna pittura, volevo leggere delle tue parole, perché quando io dicevo che istintivamente e spontaneamente sentivo questa compresenza, questa fluidità tra il tempo, diciamo, allusivo storico a cui tu alludi e quello che io percepisco, naturalmente, è una cosa che non sempre accade, cioè nel senso che non c'è descrizione, c'è proprio il suono, il timbro della parola che crea immaginazione. Poi c'è questa immaginazione di poter riprendere il filo della storia e di collocarlo in una posizione che ci faccia emozionare. Allora, senza le tue parole, è vero che tu individui le storie nel modo che ci hai appena raccontato, ma se tu non le avessi scritte, nessuno di noi avrebbe percepito in un modo così empatico, ma anche così fortemente evocativo e inventivo, un po' la stratificazione di questa cancellazione di genere che tu dici, che noi tutti sappiamo e sappiamo riconoscere con la mente, con il ragionamento, eccetera. Ma qui c'è l'emozione prepotente di una scrittura, e quindi la scrittura, in quanto simbolo, allora domani cosa che è successo, alle 4, 4 e mezza, forte. Va bene, grazie. Alle 4, 4 e mezza veniamo anche noi, va bene. Allora, no, si è inserito qualcuno, si è inserito qualcuno. Comunque volevo leggere questo, appunto, cioè, a un certo punto la donna pittora, tu racconti questo, e in fondo all'abisso in cui si occultano muti e inaccessibili i colori e le forme del divino, comincia a gorgogliare una liquida luce. Poi si va avanti, faccio un salto, riconosce il volto della donna ai piedi della croce. Sì, è il suo quel naso, sua la bocca, gli occhi, ma una nuova luce di certezza che ha cancellato la piega rassegnata del suo volto quotidiano. E alla fine che cosa fa? Prende il pennello, lo intinge nel giallo e nella parte bassa del piccolo affresco scrive: primo gennaio 1708. Per me questo è il gesto che ognuna di noi fa rispetto al proprio presente, ma anche rispetto al proprio passato, senza rinchiuderlo solo nella mente. Qui lei lo chiude nel colore. Grazie, molto bello il tuo commento, Francesca. Veramente, sì, che dire. È così. Lo stesso pezzo che ho messo anche da leggere. Sì, nel senso che questa lettura è molto trascinante, è piena di suspense, cioè non è, tu dici... Ma io mi metto, sai, nei panni di chi legge. Io amo la poesia e amo la saggistica, e devo dire francamente che non amo molto la narrativa, perché spesso mi annoia. Quindi quando io scrivo una storia, in questo caso, ecco, ci vado molto non solo al lessico, alle parole e all'organizzazione sintattica e così via, cioè all'organizzazione della linguistica, ma vado anche molto alla scansione narrativa, che per me, ecco, è una cosa, io mi pongo dal punto di vista di chi legge. No? Ecco, devo dire questo, che mentre in poesia non me lo pongo per niente questo problema, non mi pongo affatto il problema del lettore, di chi, a chi andrà il messaggio. Nella narrativa invece me lo pongo, nel senso che racconto questa storia e quando la racconto cerco di seguire delle dinamiche narrative di coinvolgimento, prima mio nel raccontarla e poi del lettore che la leggerà. Quindi in questo ci sto attenta, cioè voglio dire, infatti il mio è un lavoro, io non riesco a scrivere, scrivo, poi trascrivo a computer e poi sposto continuamente. Sia dal punto di vista espressivo le parole, sia dal punto di vista, diciamo, ecco, dei pezzi, spesso la dispongo in un modo e poi la sconvolgo perché magari mi sembra che a noi, oppure, ecco, quindi ci tengo molto alla ci tengo, cioè voglio dire, è più forte di me, devo per forza fare quello che è meglio per la storia, perché sia visibile la persona di cui sto parlando, e per il lettore, perché con questa visibilità la legga meglio. Ecco. Cioè, oh, sì.
ho molta attenzione al linguaggio. A volte io sono capace di perdere una settimana per stabilire se una parola la devo mettere prima o dopo, o se un periodo lo devo spostare, eccetera. Lo so, infatti sono una che scrive poco, insomma, non sono una di un romanzo l'anno, ecco. Poi volevo dire anche una cosa, che per quanto riguarda il linguaggio, ritornando al linguaggio, che per esempio in un libro che io ho ambientato nella contemporaneità e in cui il personaggio invece di invenzione, ecco, che sarebbe non lo splendore di niente, un romanzo, Il condominio di Via della Notte, il mio linguaggio è dal punto di vista lessicale completamente diverso, cioè contemporaneo, no? Ritornando a quello che tu mi chiedevi prima, Francesca, no? Sul linguaggio, sulle parole, cioè, ecco, in quel libro non ci sono parole, non c'è unicità di linguaggio, c'è sempre però molto controllo di linguaggio. Io ritengo che è fondamentale, senza la scrittura non c'è niente, come dicevi tu, senza lo strumento espressivo non c'è niente. Ecco, ci sono tante storie mute, tante storie in fondo alla storia, in fondo a noi stessi, attorno a noi, però restano mute perché per essere visibili hanno bisogno del racconto, della narrazione. E il racconto significa racconto che può essere narrativo, che può essere pittorico, quello che è, cioè espressione, diciamo, più che racconto, che la parola racconto diventa, vogliono la loro espressione attraverso uno strumento. E lo strumento deve essere posseduto, no? E perché quello strumento che rende, diciamo, la storia, come dire, non bella, che riesce a rendere questo, il senso di quella storia. Ecco, senza la scrittura, e senza l'attenzione alla scrittura, che io cerco di metterci, poi non lo so con quale esito, non ci sarebbero quelle storie, resterebbero mute, no? E questo, quindi è importante. Io ritengo che lo strumento, il nucleo di un racconto è la scrittura. È la storia che deve essere raccontata, ma la scrittura che deve raccontarla. Per cui se non c'è lo strumento adeguato per raccontarla, quella storia resta muta oppure resta assolutamente inutile. Insomma, come ti dicevo prima, infatti certe volte mi scoccia, non amo non è che non ami la narrativa, amo la grande narrativa, ma a volte sono dei libri così noiosi che uno dice, ma meglio un saggio, meglio un libro di poesia. No, ecco. A proposito, in questa raccolta di racconti, storie di donne, c'è un racconto che mi ha molto intrigato, Morte per acqua. È un racconto, perché tu inizi a leggerlo e procede per quasi come un giallo, perché vuoi cercare di capire di chi è questo cioè non capisci, c'è una ricchezza di metafore, di immagini, e vuoi capire chi è questa Lavia, e pensi che sia una sublimazione, però poi c'è come una specie di non so, come un giallo, c'è uno svelamento, che volevo sapere, non voglio dirlo perché non voglio svelare, perché appunto quello è l'ultimo racconto, diciamo, ecco, quello è l'unico racconto in questo libro in cui il personaggio ovviamente non è reale, no? Non è reale, anche se quello che accade è reale. Perché ho scritto questo racconto? Perché ho scelto un personaggio? In questo caso è un personaggio di invenzione. Devo dire che anche in questo caso, io ero una sera in cucina e a un certo punto leggevo un libro sugli insetti, no? E sul colera dell'Ottocento, del 1836, era un libro interessante. E quindi, ecco, lessi questo libro e mi attraversò la mente, no? Leggendo questo libro, attraversò la mente. Ecco, questa creatura, diciamo, no, di cui non riprendiamo noi il nome, questa creatura che poi diventò la protagonista di questo libro. La protagonista anche perché, ecco, questo libro di racconti è fatto di racconti, ma è come una specie di romanzo, no? Dalla fine del 600 alla fine del 700, no? Infatti comincia dal 1693
e si conclude nel 1789 quando, con la rivoluzione francese. Cioè, ecco, ma non potevo raccontare la rivoluzione che è stata raccontata in mille modi, in modo meraviglioso, né usare un personaggio. Allora ho preferito, ecco, far attraversare la rivoluzione, far toccare la rivoluzione francese da questo leggerissimo, come dire, da questa esistenza leggera di questa Levia, no? Che, ecco, guarda e si trova, e si sente, ma sa di essere esclusa da questa storia che sta cambiando e che cambierà il mondo. Quindi è questo. Ecco, io ho voluto scrivere un romanzo sul Settecento, è una, dicevo, sono racconti, ma è come se fosse un romanzo sul Settecento, no? Dal fine Settecento, dalla fine del Seicento alla fine del Settecento. Un romanzo, però, attraverso microstorie. E questo tempo guardato e vissuto da microstorie, no? Microstorie che lo raccontano. Infatti, per esempio, non so, quella più esemplare però di questa condizione delle donne in quel tempo è anche quella di Ignazia Perremuto, di questa donna che voleva questa, l'unica aristocratica, anche questa qua, costretta a fare una scelta di vita che lei costretta, che vorrebbero costringerla a fare una scelta di vita che lei non accetta, e quindi dice no alla vita, richiudendosi in questa forma di misticismo. Maria, c'è Maria Lodotti che vuole fare una domanda. Maria Lodotti, sì, devi riattivare il microfono. Sì, io il mio è attivato. No, sì, è Mariana Dotti, adesso l'ha attivato anche lei. Allora, Maria. Allora io la sentirò solo a Maria. Ci sei? Allora. E noi la sentiamo. Mi senti, Maria? Ciao, Maria. Oh, ciao, bellissimo. Come stai? Maria, ti voglio chiedere tre cose una dietro l'altra. Tre, una, due, tre. Allora, immaginare il passato è infinitamente più difficile che dell'immaginare il futuro, per una ragione molto semplice, che il futuro uno può inventarselo, il passato no. Allora, quando tu vai a prendere queste tracce, queste proprio bave di microstorie, sì, che trovi qua e là, che lavoro fai ancora prima di metterti a scrivere? Perché sono dei testi storicamente assai sapienti i tuoi. Non ci sono anacronismi, non ci sono errori, non c'è un orologio al polso. No, non potrebbe. Quindi io, Maria, vorrei che tu ci raccontassi un pochino bene, una volta che hai, che ti sei lasciata prendere da un personaggio, da una traccia, che non sono solo figure femminili, perché c'è anche il famoso falsario di Caltagirone, per esempio. Certo. Allora, quando tu sei dentro a questa cosa, che lavoro preparatorio fai dal punto di vista proprio della storia materiale delle epoche? Perché tu stai a lungo in compagnia dei morti. Tu, sì, ti scegli, sì, dei morti. È vero, però... Vai con loro e lì, non so, li fai risorgere. Il lavoro di resurrezione passa dalla competenza... Certo. Certo, letteraria, poetica, scrittoria, come scrittura, ma poi anche dalla, certo, storia, dalla cronaca. Prego. Allora, Maria, intanto grazie per questa domanda, perché devo dirti questo, che ecco, queste storie, per esempio queste qua, mentre con La ragazza di Marsiglia o Il falsario di Caltagirone, che erano due figure quasi pubbliche, ho trovato dei riscontri, eccetera. Per queste storie l'archivio a me non serve, l'archivio tradizionale, perché io trovo una piccola traccia di un vissuto, un gesto, una cosa, che mi resta dentro, a cui devo dare spessore di esistenza. Questo spessore di esistenza come glielo do? Ho detto attraverso l'immaginario letterario, restituendo da quel gesto il possibile della vita di quella persona, no? Quindi attraverso quel gesto di Francesca che dice no all'inquisitore, cioè che dice no, che dice no al suo tempo, che va a lavorare, che si veste da uomo, a partire da questo gesto io immagino il possibile della sua vita. Questo possibile è così, è per gli altri, no? Quindi è un immaginare il possibile di una vita a partire da un gesto che sia congruo e coerente con quel gesto. Dico questo, però ecco, quel possibile della vita poi lo devo immettere in un ambito storico. E a quel punto devo dirti questo, che io infatti sono una grande lettrice di Le Goff, il quale Jacques Le Goff dice questo, che bisogna allargare il concetto di archivio.
lui parla di rivoluzione documentaria, nel senso che il documento non è solo quello che noi troviamo nell'archivio, ma documento storico è anche una poesia del tempo, è anche un quadro del tempo, è anche un libro di, io ho tanti libri di storia sul privato, ho la storia del cucchiaio, metti, ho dei libri impensabili, no? Quindi la mia ricerca è nel cercare, perché è vero, la cosa più difficile è poi far vivere un personaggio, uno dice come mangiava uno nel 600? Usava la forchetta, il coltello, usava le mani, ecco, questo, e questo è, mi viene, ci arrivo attraverso delle letture, soprattutto sulla vita quotidiana, sul privato, ma anche guardando i quadri, per esempio, no? Guardando le immagini, leggendo i libri del tempo, che so, facendo, ecco, attraverso quindi con tutto il mio lavoro, poi è un lavoro di grande, ecco, vedendo i mobili, l'ambientazione, certo, ho un libro lì dentro sui mobili nel 600. Ecco, su come erano arredate le stanze nel 600, no? Erano stanze nobili, però quelle là, quindi quelle popolari, però è facile immaginarsele, capisci? E quindi c'è un grande lavoro, per cui documento non è solo l'archivio, documento è anche il quadro, no? Un quadro del tempo, un quadro del 700, una poesia del 700, tutto questo è documento, un libro del 600, soprattutto quelli prodotti, per esempio, che ti posso dire, nello scrivere la ragazza di Correvalanno, ecco, per me è stato molto utile leggere un testo del tempo, che non è un testo d'archivio, ma è il Malleus Maleficarum, perché lì trovi analiticamente raccontati, no? Analiticamente raccontati peccati, cose impensabili. Ecco, uno non può pensare mai che se ne va in una chiesa e comincia a fare delle cose terribili, che comincia a fare, almeno immaginare. Ecco, quindi lì ci sono dettagliati, ma anche la vita quotidiana, perché per raccontare di questi peccati, di queste trasgressioni, di queste pene, poi di queste cose, c'è anche raccontato come avveniva un fatto, no? E quindi da lì, per esempio. Ecco, mi sono resa conto molto di più da lì, della vita quotidiana, anche se è scritta alla fine del 400, però più o meno i tempi non erano così accelerati come quelli, vale bene per il 500, per il 600, ecco, da lì mi sono resa conto, da lì ho appreso moltissime cose per poter far muovere un personaggio trasgressivo del tempo, cioè come poteva essere, capisci? E quindi per me, ecco, per me faccio un grande lavoro di ricerca, che mi piace anche poi, peraltro. Cioè, mi piace molto sapere quello che faceva, cioè come si muoveva il passato. Ecco, devo dirti questo, che il passato, a volte io sono così immersa in questa, a Caltagirone per esempio, sono così immersa nel vedere Caltagirone nel 700, che certe volte scambio quello che ho letto per quello che è vero. Una volta insistevo con un mio amico che sopra un poggio, no? Che c'era un po' una specie di poggio, che in quel poggio c'erano degli alberi, no? Quando ero piccolo c'erano degli alberi dove io andavo alla colonia. Quello mi ha detto con documenti alla mano che quegli alberi non esistevano, che già da due secoli c'era una casa, no? Cioè, io l'avevo letto questo in un libro, quindi mi immergo talmente da sprofondare in quel tempo, da vivere quel tempo, capito? Cioè, mi muovo lì, sono lì, e quindi, però è chiaramente dietro tutto questo c'è questa grande attenzione, questa grande, come dire, ricerca di ambientazione, di consapevolezza di quello che, di come avvenivano le cose, di come viveva uno, perché questa è la cosa più difficile. Ecco, far capire come si muoveva, come camminava, come erano le strade, per esempio, non so, nel 600, nel 500, come erano queste strade, i mezzi di trasporto, è difficile, però ecco, a volte se uno si immerge in queste cose, a volte viene, ecco, io mi capita un trasloco, no? Di vita in quel tempo, no? E quindi non ci sono più macchine, non ci sono fili elettrici, non c'è più niente. Grazie Maria. Non so se ho risposto adeguatamente oppure no. Io vorrei dire una cosa. Mi chiamo Mariri Martinengo. Ho seguito con grande interesse e attenzione quello che... Io sento io sento piano, non so perché. Non mi senti? No, mi sento, ma molto leggermente. Con,
parlare a voce più alta. Dunque, a me sembra che le tue storie siano mosse e attraversate dal tuo sentire. Cioè, tu ascolti molto quello che senti dentro di te. Io sono una cultrice della storia vivente che ascolta quello che abbiamo dentro. Ecco, mi sembra che tu, nella scelta dei personaggi, dell'ambientazione, del periodo, tu ascolti molto quello che tu stessa dici sui personaggi e li fai vivere, muovere, agire, sempre filtrati attraverso il tuo sentire. Non so se... No, certo, senza il mio sentire non ci sarebbe... Cioè, è chiaro che intanto nella scelta delle donne, in questo presentarsi di queste storie, ecco, ripeto, quali storie mi toccano, quali storie restano dentro me, quali storie vogliono essere raccontate da me? Quelle di donne resistenti e cancellate, cioè soprattutto resistenti, quando, ecco, che hanno resistito, che hanno detto no. Quindi questo è chiaro che questo è il mio sentire e che io li ritrovo sorelle in questo, quindi è chiaro che c'è un'adesione di sentire tra me e loro, no? Una identificazione, come dicevo prima, raccontando di loro racconto di me, non è che racconto di me e quindi c'è questo mio, quindi intanto la scelta delle storie e anche dei gesti del personaggio. È chiaro che poi io attribuisco, come dire, quando devo raccontare una vita di cui magari so pochissimo o niente, no? Cioè, in cui so solo un dettaglio, è chiaro che gli presto il mio sentire, che gli presto la mia, non dico la mia visione del mondo, che è, chiaramente, essendoci 4 secoli, deve essere adeguandola a loro, capito? E quindi, certo, io tutto, e non solo, ma io se non sento fortemente una storia, se quel dettaglio, come dicevo prima, non mi resta dentro, quel dettaglio di vita, quell'esistenza, io non posso raccontare, io non vado alla ricerca di storie, come dicevo prima, sono loro che restano in me, che vengono a me, no? E questo venire a me significa che si attraversano e si installano nel mio sentire, questo significa. Quindi mi dai una conferma molto. Sì, certamente. Io non faccio mai una storia a freddo, purtroppo è così. Ma anche nella poesia, non, ho un rapporto con la scrittura un po' arcaico da questo punto di vista, un po' retro, però è così. Non riesco a scrivere un testo che creativo se non lo sento fortemente. Ecco, da questo fare. Mi conferma che il primo motore è più forte. Non si sente bene, per favore. Scusate, no, volevo dire, Mariana Dotti aveva detto di avere 3 domande. Sì. Maria. Quali sono le altre due? Mi sente, forse non mi sente. Non le ho fatte tutte? No, ne faccio una forse comprensiva di tutte. Va bene, basta allora. No, va bene così. Che era una questione comprensiva di tutto. Va bene. Abbiamo un'altra domanda da Laura Minguzzi. Non reprimermi. Non reprimere, attenzione, che prego Renata. Volevo solo chiedere una cosa a Maria. Volevo a Maria, a Maria Attanasio, non a Maria Nadotti. Maria, ma quello che a me piace di queste storie, di queste donne, che non sono mai vittime, ma sono sempre combattenti. E questa è stata una cosa bellissima, volevo dire questo. Sì, infatti, e io appunto, ma perché appunto, come diceva prima, io devo attraversare il mio sentire, e il mio sentire non è di essere vittima rassegnata, ma di reagire frontalmente alle cose, ecco. Vi vedo, vi siete abbassati tutti quanti. Ti vedo bene, Francesca. L'espressione di ognuna di noi che è la mediazione per poter trovare. Sei sparita, Francesca, il tuo volto è sparito. Abbassati. Mi abbasso. Ecco, così, brava, sì.
Ecco. Non ti sento però. Adesso non sento niente. Mi senti adesso? E adesso ti sento. Ecco, dicevo che la cosa importante, almeno per me, è quello che io ho trovato e trovo nei tuoi scritti, è che ci offri delle figure attraverso le quali ognuna può avviare un dialogo tra sé e la figura che tu metti in vita. Ed è questa mediazione che è quella che ci consente anche di trovare ogni volta vari modi di essere resistenti, combattenti, riflessive, dolorate, eccetera. Quindi io penso che l'arte sia di scrittura, che di visione, che di immagine, eccetera, ha questa grande forza, che è una mediazione per farci vedere qualcosa che altrimenti o ci scorre davanti o non riusciamo proprio a metterla a fuoco. Abbiamo bisogno di questo intervento espressivo in cui di volta in volta ognuna e ognuno si riconosce, magari in tempi diversi. Ecco, io trovo straordinario che tu riesca a fare questa coincidenza tra tempi diversi e tempi della lettura di chi legge il tuo libro oggi, che per forza, se il tuo libro attrae come attrae, per forza ci metti dentro te stessa. Ti ringrazio Francesca, che dire, ti ringrazio molto perché sì. E Laura Minguzzi voleva fare una domanda. Chi? Laura. Ciao, allora sono Laura. Sì, io mi interesso anch'io molto di storia, quindi mi piace molto quello che hai detto, soprattutto rispetto alla scrittura, cioè ho verificato appunto anche nella mia esperienza che se non hai che una storia appunto resta, se non hai gli strumenti appunto, se non riesci a narrarli in modo adeguato, profondo e con un linguaggio diciamo creativo, ecco, mettendoci anche appunto l'immaginazione, l'invenzione, eccetera, una storia non esiste, ecco. Quindi questa non esistenza, questa rimanere muta delle storie, soprattutto delle donne appunto, obliterate o cancellate da linguaggi inadeguati, starebbero mute se non ci fosse chi appunto riesce a trovare le parole per raccontarle. E mi incuriosiva volevo farti questa domanda più personale, no? Cioè, visto che tu ami il territorio, le storie locali, no? Attraverso gli indizi poi crei queste storie, non senti anche la necessità di raccontare te stessa, no? Quindi la tua storia. Nel territorio ci sei tu, no? E quindi per il partire da sé, insomma, non solo attraverso altre donne. E lo fa, però lo fa già, secondo me. Però. Devo dire una cosa, ecco, che questa domanda è una domanda che mi tocca, perché io ho un rapporto difficile con l'autobiografia, difficile. E allora tendo sempre a trincerarmi, o dietro le metafore della mia poesia, che non è poesia facile peraltro, è una poesia con uno spazio di comunicazione molto ristretto, la poesia. E quindi dietro queste metafore, dietro questa scrittura, diciamo così, non difficile, come dire, complessa della poesia, piena di immagini, ecco, mi trincero, mi racconto attraverso questo. E mi racconto, come dicevo prima, attraverso le altre storie, le donne. Ecco, perché ho un rapporto, l'unico libro in cui c'è un riporto autobiografico di Concetta e le sue donne, ma perché lì purtroppo, devo dire, lì c'ero io dentro, cioè ero coprotagonista con lei in questa situazione, ma io ho un rapporto, perché l'autobiografia mi spaventa? Tant'è vero che voi lo potete vedere anche dal fatto che io uso sempre la terza persona, quasi mai la prima persona. Quindi non solo è una rifiuto, cioè ho un rapporto difficile con l'autobiografia in quanto racconto di me, ma con l'autobiografia in quanto racconto dell'io, no? Anche dell'io di un altro, in cui potrei mettere la mia autobiografia. Quindi ecco, ho un rapporto difficile perché io ritengo che, almeno in questo mi sembra, forse ancora non ho trovato l'elemento di equilibrio per raccontarmi, mi sembra che nell'autobiografia, ce ne sono tanti romanzi autobiografici, scrittura autobiografica, uno tende o a sopravvalutarsi o a sottovalutarsi, mai a dirsi realmente. No? Quindi è difficile l'autobiografia perché nell'autobiografia, per me,
per gli altri sarà facile, ma per me è difficile, perché si tende e si tende a non controllare più il proprio dire, pensando che tutto ciò che ci è capitato sia importante. Non è vero. Ci sono cose che lo sono, altre che non lo sono. L'autobiografia, il racconto di sé, spesso ti porta a fare, ecco, far diventare il signore della vita e della morte l'io. E questo mi scoccia. Quindi mi scoccia, ma ho anche difficoltà, come dire, psicologiche a raccontare di me. Ecco questo. Quindi è forse una questione mia, che ho un rapporto di difficoltà, che non ho trovato un punto di equilibrio nel racconto di me. E infatti, ma anche, come dicevo, la cosa singolare è che io racconto sempre in terza persona, quasi mai in prima persona. Solo nel concetto delle sue donne c'è la prima persona, solo lì. Una prima persona mia, una prima persona di... Ma lì era un fatto politico, devo raccontare questa storia politica, cioè questo momento, no? Suppressione di Concetta La Ferla. E quindi l'ho raccontato, diciamo, ma raccontando di lei dovevo raccontare di me, perché eravamo insieme, quindi non potevo farci niente. Ed è stato difficile. Grazie. Ecco, quindi ho questo... cioè, mi trincero dietro la scrittura, diciamo, ecco. Allora, c'è... una domanda dalla chat. Hai scritto, che però è... Allora, è Antonietta Lanza che ti chiede... Antonio Lanza, sì. Antonio Lanza, scusate, sì. Vorrei chiedere a Maria due cose. Hai scritto di donne e uomini anche resistenti ai pregiudizi del tempo. In cosa sei stata e sei resistente tu, Maria? Antonio è sempre insidioso. Io sono resistente nella scrittura e nella vita. Io, come dicevo, ecco ritengo che, e continuo a resistere anche politicamente. Sono partigiana, sono faziosa, e in questa faziosità, nonostante i tempi che dicono no, io resisto, in questo sono, ecco, quindi politicamente resisto, no? Politicamente non mi arrendo, utopisticamente non mi arrendo. Io penso che oggi come oggi, ecco, io continuo ad inseguire, non dico l'utopia, continuo ad inseguire un progetto di mondo diverso, ecco. Come si fa? Lo inseguo anche attraverso la scrittura, attraverso il racconto di queste donne, ma lo inseguo quando posso anche nella vita, nel fare le cose, quindi cerco di resistere a questo tempo qui, e cerco di resistere anche a rendendo visibili delle cose che in questo tempo sono del tutto invisibili. Una cosa, per esempio, che mi opprime, che mi dà angoscia, è l'invisibilità. E ecco, c'è una grande sociologa statunitense che ha scritto un libro che si chiama Il capitalismo della sorveglianza. In questo capitalismo della sorveglianza, che è bellissimo, in cui lei dice appunto che oggi siamo fagocitati, no? Tutti quanti, i nostri dati sono fagocitati da questo capitalismo, che ormai non è più il capitalismo del possesso dei mezzi di produzione, ma del prenderti tutti i dati di ogni singolo e farne il capitale poi per produrre delle cose e così via. Quindi ecco, in questa società qui, io ritengo che la resistenza sia più che mai importante, no? Resistere, per esempio, all'invisibilità, resistere a tutto questo. Io cerco di farlo come posso, anche se poi l'unico strumento che uno ha è la scrittura. Dicevo, ecco, io non mi posso rassegnare all'idea che tutto finisca, no? Che tutto sia, che il processo anche di l'attenzione alla giustizia, al cambiamento, a un mondo diverso, finisca con noi e con questa generazione. Non è possibile, non è possibile, mi rifiuto di crederlo. Io ritengo che ci sarà ancora, perché non è possibile che non ci sia, che tutto questo finisca. Ecco, non è che è un'affermazione dogmatica, io ritengo che stiamo vivendo un momento di grande rivoluzione tecnologica, cioè noi non ci rendiamo conto che siamo dentro una rivoluzione. E quando uno è dentro una rivoluzione tecnologica, come è capitato per il periodo della rivoluzione industriale, eccetera, cambiano tutto. Per esempio, cambia il linguaggio del mondo, no? E quindi dobbiamo resistere a questo cambiamento cercando un altro nostro linguaggio, che sia
significante, significativo, no? Per esempio, ecco, dicevo, viviamo in questa rivoluzione in cui il linguaggio del mondo cambia il senso anche delle parole, delle relazioni sociali, cambia tutto. Noi siamo dentro questa rivoluzione. E io penso che, ecco, che in qualche modo si dovrà uscire da questa rivoluzione per ritrovare un senso dell'umano, dell'umanità, dell'essere qui, di sottrarci a questa dittatura della sorveglianza e del capitalismo tecnologico che c'è ora, questo che dico. E quindi uno cerca di resistere come può, cioè, come può, come io ci spero, cioè io non posso accettare che il mondo finisca, l'attenzione alla giustizia, alla bellezza finisca con questa generazione. Io ritengo che, come accaduto nel passato, no, nella rivoluzione industriale sembrava che tutto, si distruggevano le macchine, sembrava che tutto era finito, e invece poi c'è stato Marx, poi c'è stata la rivoluzione, c'è stato il cambiamento, e io penso forse non avverrà dall'Occidente questo cambiamento, avverrà dagli altri popoli, da altre persone che vogliono esserci nella storia e che ancora non ci sono, donne comprese. Allora c'è Pina Mondolfo che vuole intervenire. Mondolfo, sì. Pina, devi attivare il microfono. Io ho attivato il mio. Sì, no, quello di Pina. Pina Mondolfo. Pina. Mondolfo. Allora. Ciao Pina. Cara Maria, tu sei la mia scrittrice. Grazie. Tu sei la mia scrittrice. Volevo dire tre cose, non so se posso, come Mariana Dotti, metterle tutte in una. La prima è che praticamente il fascino dei tuoi racconti è nell'uso del linguaggio. E quando prima qualcuno parlava di termini arcaici che fanno parte della nostra storia, della storia che ci riguarda, non so, penso che una siciliana si possa sentire molto emozionata, cioè io provo delle emozioni fortissime quando leggo le frasi o le parole che fanno parte della tradizione, della nostra lingua, no? Del nostro dialetto, della nostra grande lingua. E questa è una cosa, una domanda. Come fai? La grande capacità che tu a contare un romanzo in una pagina. Questo è una delle caratteristiche più grandi della tua scrittura. Non so, io davanti, per esempio, L'ore del niente, non so, prendo a caso pagina 95, 15 righe, in 15 righe sei riuscita a raccontarci la misoginia dell'Europa del 600 e il terrore dell'Inquisizione, in 15 righe. Cioè, noi abbiamo percepito tutto questo. Ultima domanda. Tu hai, io ovviamente, letto e riletto, come tu sai, i tuoi libri. Di Concetta e le sue donne è stato un libro per me di un'emozione assoluta, che spero venga riproposto prima o poi da Sellerio. Tu non racconti mai di regine o di grandi donne della storia, ma di donne del popolo, di donne che finiscono nelle scorie della storia, così come tu non vuoi finire nelle scorie della storia, perché in queste donne io vedo, leggo quella pagina meravigliosa in cui tu racconti la tua infanzia, è come se mettessi insieme in tutte queste storie, in tutti questi personaggi meravigliose, i cocci dei piatti della tua semplice casa di ragazzina. Basta, queste sono le mie tre... E quindi, questa domanda qual era quest'ultima?
E quest'ultima è proprio questa necessità. Tu hai parlato dell'autobiografia, che è una cosa che ti spaventa, ma tu fai autobiografia rigo per rigo, ogni pagina delle tue, ogni personaggio tuo è un'autobiografia. Infatti ho detto che la mia è i miei racconti storici sono un'autobiografia di quelle pagine meravigliose. Sì, ecco, devo dirti questo, che quindi diciamo che la mia autobiografia, per me i romanzi, quello che scrivo, anche se sembrano che non c'entrano niente con me, ma sono la mia biografia traslata, no? I sentimenti che io attribuisco normalmente a delle donne, di cui so poco, so solo un gesto, sono quelle che io avrei sentito in quel contesto, in quella situazione. E che probabilmente saranno state le sue, perché le sento sorelle gemelle, non sorelle, diciamo, diverse, no? Ecco, una cosa invece che volevo dirti, e intanto ti ringrazio per le tue parole, come al solito, bellissime nei miei riguardi. Volevo dirti, Pina, che, per esempio, l'essenzialità. Ecco, tu dici, ecco, questo mi deriva dalla poesia. Io, come dicevo prima, ho avuto questa grande difficoltà di passaggio alla narrazione, perché per me tutto è sempre troppo, tutto mi sembra superfluo, no? Quindi tendo a eliminare, eccetera. Ecco, se io uso un termine, non uso mai un aggettivo o un altro dentro cui c'è già quel termine, capito? Cioè, quindi faccio una, ma non per qualcosa, perché automaticamente mi devo toglierlo. Cioè, quindi faccio un lavoro di grande controllo espressivo e di grande essenzializzazione. Cioè, di grande essenzializzazione testuale, no? Per cui sì, è vero, tu in 10 righe puoi raccontare una storia, no? O poi, ecco, devo dire anche che per me il linguaggio e la narrazione non è mai esplicitazione totale e analitica di dettagli, no? Ma è invece, ecco, come dire, concentrare lo sguardo sull'essenziale. Da cui poi derivano i dettagli che un altro si può andare a cercare, capisci? Ma per me ciò che conta è sempre l'essenza, oddio, concettuale ed emozionale di un fatto, di una storia, di una, che poi diventa scrittura. Senza la scrittura, come tu sai e come hai detto benissimo, non c'è niente, non esiste nulla. E quindi questo. Intanto grazie per tutte le domande che mi hai fatto e le cose che hai detto, Pina. E grazie a tutte, veramente. Ora sei immobile, sei rimasto immobile nel video. Non sento più niente. Ecco. In Sicilia non sono proprio, l'infrastruttura non è così, diciamo, sviluppata. Laura, però siamo stati fortunati che stiamo continuando tranquillamente. Sì, vero? Allora, grazie a te. Che vuole sì, dire. Sì, buonasera a tutte. Buonasera a Maria Attanasio, che la vedo per la prima volta, diciamo, però siamo conterranei. Io sono originaria di Vizzini, che è nel Calatino, quindi conosco benissimo le descrizioni, diciamo, i particolari, e Caltagirone naturalmente, però vivo a Catania da diversi anni. Vorremmo fare un'osservazione più che una domanda, perché mi suscita dal fatto che Maria appunto va a ricercare personaggi, donne, insomma, che lasciano tracce in qualche modo anche non consapevoli. Io invece sono di tutt'altro atteggiamento, anche nella mia scrittura, vado a cercare donne viventi che mi lasciano delle parole o dei gesti. Questo sicuramente è lo scatto, io ritengo, diciamo anche cultura personale, no? Che è dovuta anche a un fatto di generazione, perché magari la pratica politica femminista mi ha diciamo indotta al partire da sé, per cui che magari non è nella tradizione tipica delle nostre scuole in Sicilia di scrittura, mentre molte donne sono lettrici, amano i romanzi, amano la poesia, scrivono tantissimo, come anche altro tipo di arte, diciamo, come la fotografia o la pittura. E la cosa che infatti a me ritengo interessante dell'uso che tu fai nella
nella vita delle altre, di queste storiche che tu fai riemergere, e in un certo senso fa come una torsione, emerge il tuo io, perché tu hai detto infatti che tu preferisci quelle che sono combattenti, quindi dei soggetti agenti che la storia invece come donne lascia nell'oscurità. Io sto cercando invece appunto di dire che di proporre come momento politico importante quello di saper nominare la relazione vivente, quella appunto di donne ancora in vita che possono essere testimoni anche della loro storia attraverso anche la mia, come se fossi una levatrice, cioè sollevare la possibilità di queste di raccontarsi ancora che sono in vita. Questo non è facile, però è un momento politico, secondo me, importante nella scrittura della nostra contemporaneità, dove appunto è avvenuto questo passaggio dalla terza persona alla prima persona con il partire da sé. Ecco, per paura di ritorsioni, spesso le donne in passato si sono travestite in terza persona, addirittura se non di personaggi maschili, per raccontare della propria capacità combattente. Io credo che Maria un po' ancora ha, diciamo, questa traccia nella sua storia, e che quindi, di tutto rispetto, ma lo sento. Come sempre. Grazie. Allora, posso rispondere? Sì, certo. Allora, e rispondo questo. Intanto, la scoperta della relazione del mio risale agli anni anche prima degli anni 70, voglio dire, cioè, all'autocoscienza. Non so se tu hai sentito mai parlare di autocoscienza. Erano degli incontri che si facevano tra le donne e in cui uno si raccontava. Quindi questa storia del racconto di sé non è una novità di ora, ma è una storia lunga, forse a partire, che si fa pubblica negli anni, fine anni 60, ma che naturalmente ha le spalle. Quindi questo racconto di sé è un racconto che già che è già stato fondato da un pezzo, no? Cioè, da un pezzo, cioè, ormai le donne, e che è stato, ora, il problema di una storia non è che uno si traveste da uomo per raccontare la storia, uno non ha bisogno necessariamente di dire io per dire io, no? Il problema di dire io per dire io, il problema di dirsi e di raccontarsi è il problema di scrittura. È vero, ci sono tante donne che scrivono, ma se farebbero meglio a non scrivere, donne e uomini chiaramente, a non scrivere, perché non posseggono lo strumento. Ora, uno può raccontare la storia di donne viventi o di donne del passato, non ha importanza che cosa, ecco, quali sono le donne che racconti. L'importante è il modo con cui le racconti e che cosa vuol dire quel racconto, cosa può significare quel racconto nella storia delle donne e nella scrittura, ecco questo. Quindi è vero, voglio dire, a parte il fatto che ci sono state tante esperienze di donne che hanno intervistato altre, che hanno raccontato, non so, tipo cioè, anche a, quando per esempio non ci sono molte che hanno raccolto le testimonianze di donne che hanno occupato le campagne, dell'occupazione delle terre, del femminismo, non è una novità, ecco. Anzi, è una storia abbastanza vecchia questa, bisognerebbe rispolverare questa, ecco, ritornare, diciamo, alla scrittura, che è la cosa fondamentale, perché se non c'è quella, non ci sono storie né di viventi né di passate. Dico bene? Dici benissimo. Io volevo solo definire questo passaggio dalla scrittura come strumento alla scrittura come relazione, nominando anche l'altra. La relazione è stata fondata ora. Ora ci sono, io non so se ci sono anche vari modi con cui questa relazione si può esprimere, anche vari modi espressivi, cioè non, ma è una storia che da Virginia Woolf, forse da anche prima, insomma, voglio dire che esiste questo bisogno di raccontarsi. Ma ci si può raccontare anche in terza persona senza che questo significhi che uno si è travestito da uomo, questo ti volevo dire. E poi soprattutto la scrittura, senza scrittura non c'è niente. Ci sono velleitarismi e ce ne sono tantissimi, in donne e uomini. Questo volevo dire. Quindi ti faccio tanti auguri per il tuo lavoro di futura scrittrice.
Ciao. Grazie, spero bene. Ciao. Ciao. Maria, io voglio leggere questo in cui riconosco un mio autoritratto e anche un tuo autoritratto, soprattutto dopo quello che ci hai detto. Grazie, Francesca. Allora, si tratta di un racconto dell'assedio e omicidio di tre gattini, perché Carlo di Bottone doveva fare la sua caccia ai fagiani. La figura di mediazione è Don Tommaso, che capisce l'assurdità di tutto ciò, e però a un certo momento tu concludi così. Un'intransigenza morale, quella della badessa che tentava di tenersi i gattini, di cui profondamente capiva il senso Don Tommaso, fraterna e a lui uguale nel trasformare la necessità di una condizione, quella fatalità di nascita e di eventi che per loro aveva stabilito lo stato ecclesiastico, in affermazione di libertà, autonomia di decisione. Ecco, quando ho letto questo ho sperato di provare le stesse cose che tu dici, e questa è la mia aspirazione, ma credo che sia anche il tuo autoritratto. Sì, grazie Francesca, ti ringrazio tantissimo anche per aver voluto questo incontro, che so che è stato promosso da te, ti ringrazio veramente di cuore. Sì, spero di vederti presto a Milano. Sì, aspettiamo, sì, possiamo a Milano. Chiudere allora. Maria, grazie. Sì, grazie a tutte quante. Piacere, grazie a tutte quante, a tutti, e anche ho visto grazie. Che c'erano anche degli uomini connessi. A tutti un abbraccio, e un abbraccio a Laura che ci ha reso possibile questo incontro. Grazie Renato, grazie Francesca, grazie Maria Giacomo, grazie a tutti. Ciao.